siamo presi pure le critiche di collaborazionismo, di rottura, di stampella. Tanto l'interlocuzione non serve a niente. Sono le 15:20 del 20 di dicembre e non è sempre stata che a pochi giorni dall'esercizio provvisorio noi non avessimo nemmeno l'inizio della lavorazione di un testo. La manovra è, se possibile, peggiorata. Leva l'unico strumento che aiuta la cultura tra i ragazzi, dà un sacco di soldi alle squadre di calcio, ma soprattutto sono i lavori che sono drammatici. Per far capire a chi ci ascolta, da 5 giorni la commissione è riunita e la maggioranza non è riuscita ad approvare nulla. La maggioranza della sua manovra, e ne ha riproposta di fatto un'altra attraverso un emendamento. Quindi il caos è assoluto e totale. A questo punto deve intervenire Giorgia Meloni, perché stanno facendo una figura davvero impresentabile per un grande paese. Noi, finché non si chiariranno tra di loro, in commissione non ci daremo più. Si danno mancette a tutti perché questo governo è un colabrodo al suo interno. Il MEF sembra completamente allo sbando. Questo tentativo di essere costruttivi con il governo non ha prodotto assolutamente nulla. Voi pensate questo: andate in un posto per 5 giorni e aspettate che la maggioranza discuta, e non si discuta, si facciano gli emendamenti su una legge di bilancio. Arriva la maggioranza dopo 4 giorni in cui non si è fatto assolutamente niente e dice: no, porto 100 norme che cambiano completamente la legge di bilancio come emendamento, però non sono d'accordo neanche su questo e quindi sto fermo perché aspetto di raggiungere un accordo, magari mettendo dentro un condono penale che magari è sulla parte di evasione fiscale che magari fa comodo a qualcuno. Ma questo è uno spettacolo indecente, indegno. Dopodiché io dico: il problema qui non siamo noi, è che la maggioranza è a pezzi. La maggioranza, Forza Italia, non è d'accordo su niente. C'ha 2 milioni di richieste di marchette di tutti i tipi verso qualunque tipo di cosa e non le ha condivise col governo, e così non si va da nessuna parte. A parte che è uno spettacolo indegno, ma quello chi se ne importa? Non si va da nessuna parte. Si devono mettere d'accordo, questo è il problema, che questa maggioranza è nata morta. Si stanno autodistruggendo, ma perché? Perché non hanno nessuna coesione, questo dalla campagna elettorale era chiaro. Dovete sapere che durante la notte le delegazioni dei gruppi, compresa la nostra, si è recata nell'aula con i funzionari del MEF a concordare cosa si poteva fare con quegli importi, e il Presidente della Commissione ci ha detto: si cominci dalle opposizioni. È andato il PD, è andato i 5 Stelle, in maniera molto ligia, Marattin insieme a me, insieme a Giulio, ci siamo messi davanti alla porta. Ha fatto irruzione la Lega, Gigi ha fatto notare che era l'ultimo pezzo dell'opposizione che mancava, il ministro Ciriani, aperte le virgolette, ma tu dove vai che sei un miracolato? Ma tu come sei stato eletto? Guarda me che ho preso il 52%. Non solo non sono in grado di far procedere i lavori in modo ordinato, ma insultano i parlamentari. E questa è una cosa che è inaccettabile. Quindi questo Ciriani fa la cortesia di scusarsi e impara cosa vuol dire essere ministro della Repubblica nei rapporti col Parlamento, che non è insultare i parlamentari, perché non se lo può permettere. E non ci vengano a dire che il problema è che si è votato il 25 settembre. Uno, quelli che hanno fatto cadere il governo Draghi, portato l'Italia al voto il 25 settembre, sono quelli che ora siedono al banchi del governo con Giorgia Meloni. E quindi lo sapevano a luglio a cosa si andava incontro. Hanno detto: ma noi siamo pronti. Noi siamo pronti, in realtà pronti non lo sono stati.